se all'improvviso ci trovassimo davanti a qualcosa di così meraviglioso, seguiresti una guida o ti lasceresti trasportare dall'istinto? No, andiamo, non seguirai mica quelle indicazioni. Siamo in Puglia. Gira a destra e perdiamoci. Lasciati guidare dai tuoi piedi. Vieni, amico, vieni a giocare. Quale miglior modo di conoscere un posto se non praticando lo sport locale? Ebbe tu, car, che capi? Ok, dai, bene, ma non benissimo. Oh, io ho nato questo, lei, capi? Su, dai, fai il galantuomo. Magari questo ti riesce meglio. Ecco, mai una gioia. Vabbè, in fondo più è tosta e più c'è soddisfazione, no? Pigliami la e tagliami. Mandito. Dai, andate, fai, chi sono troppo grosso. Fai col coltello, sopra, e fai ta. Perché sì? Credo di aver letto sulla tua guida che qui in Puglia è pieno di ristoranti stellati. Anzi, ne sono certo. Ma sei sicuro che battano questo? Però sei bravo a organizzare gli itinerari. Dico sul serio, sei il numero uno. Dai, lascia perdere la guida e cerca informazioni su Google. Guarda, c'è come fede che stai? Ma che attività? È chiuso, come tagliati? Guardi dietro, quattro volte, mi lavo. Beh, sicuramente la cattedrale è chiusa. Tanto buco. Oh, bravo! Un po' di aria fresca. Ecco, come non detto, questo sulle guide non lo scrivono mai. Vabbè, anche stavolta ti sei salvato. Se vuoi metto dentro, mo mettiamo il cano qui. Vuoi metto con la gallina? Spesso è proprio così che si fanno nuovi amici. In fondo è andata bene. Alla festa ci sei arrivato lo stesso, no? Insomma, se volessimo vivere un'avventura, non basterebbe semplicemente godersela?